La nascita della nuova Pescara, inizialmente ideata dal consigliere comunale Carlo Costantini, è diventata l'obiettivo comune da raggiungere per i principali protagonisti della politica abruzzese. La giornata di ieri è cominciata con il dibattito pubblico sulla linea ferroviaria veloce Roma-Pescara e si è conclusa con l'incontro istituzionale dal titolo Il ruolo della città nuova, organizzato dal senatore Luciano D'Alfonso. Un'iniziativa che ha visto la partecipazione a distanza tra i diversi relatori presenti del ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, ma anche dello stesso commissario straordinario per la realizzazione dei primi due lotti del progetto sulla ferrovia Vincenzo Macello, che ha partecipato al primo incontro. Una sala consiliare stracolma di persone pronte a conoscere il futuro di una nuova grande realtà metropolitana. Anche il presidente della regione Marco Marsilio è intervenuto sostenendo la stessa tesi dell'ex governatore D'Alfonso, sia fare in modo che la fusione diventi realtà così come il progetto sulla ferrovia. Dal 1864 c'è un modo di dire che le opere pubbliche si eseguono a regola d'arte. A regola d'arte vuol dire con progetti che tengano conto della realtà e facciano in modo che il prodotto finale aiuti i territori, non li eviti, non li tagli a metà. Noi dobbiamo evitare che nasca una TAV 2 in Abruzzo. Prego. Anche oggi il presidente della regione Marco Marsilio ha ribadito praticamente che il progetto deve andare avanti seppur con delle modifiche, quindi diciamo che siete sulla stessa linea, si può dire? Sì, quando si usa la ragionevolezza è difficile essere su linee diverse. Noi ci candidiamo ad aiutare la realizzazione di questo cantiere dopo averlo fatto finanziare tra il 2017, il 2019 e il 2020. È stato edificato un potere commissariale straordinario, le risorse straordinarie ci sono, è nato un comitato via ad hoc per le opere del PNRR, si tratta soltanto di non farsi vincere dalla pigrizia e dall'atteggiamento rinunciatario. Il processo di fusione viene incoraggiato anche dal ministro Giovannini. La possibilità di avere una legge quadro sulla rigenerazione urbana può consentire alla città nuova di sfruttare questo nuovo veicolo per pensare a quella continua rigenerazione.